Ciao carissimi, benvenuti o bentornati sul mio canale e ben ritornati anche ad uno show and tell, questa volta di maglie della Coppa d'Africa. Perché la Coppa d'Africa? Perché si sta disputando in questo periodo, perché finirà tra poco, nel mese di febbraio, infatti dal 13 gennaio all'11 febbraio, perché è un argomento di cui si parla probabilmente anche poco. E allora ho detto, ma perché no? Non avendo trovato album o cose particolari da mostrarvi o da fare per la Coppa d'Africa, a sto punto ho detto, andiamo a cercarci le maglie, se non altro facciamo uno show and tell dedicato appunto alle nazionali, quindi alle maglie rappresentative delle varie nazionali. Allora, Coppa d'Africa, 34esima edizione, in realtà non è Coppa d'Africa 2024, nonostante si stia disputando appunto in questo mese, ma 2023. Non è stata disputata l'anno scorso perché in Costa d'Avorio ci sono state situazioni meteo particolari che non hanno appunto permesso lo svolgimento di questa gara e allora è stata rimandata a gennaio di quest'anno. Allora, andiamo un po' a vedere quali sono le maglie, semplicemente le guardiamo, non ho nient'altro, soltanto lo sponsor tecnico e la maglia, e poi magari alla fine vi dirò quale maglia mi è piaciuta di più. Cominciamo con il gruppo A, la Costa d'Avorio. Puma è lo sponsor tecnico, per cui abbiamo, come vedete, arancione e verde sono i colori appunto di Costa d'Avorio, quindi abbiamo questa maglia a righe, questa maglia qua particolare a righe con l'elefante e il pallone, come vedete qua. E invece poi abbiamo una semplice maglia bianca, ecco, con una parte diciamo centrale così disegnata, però insomma, non è che mi piacciono tantissimo, ma sono un po' particolari, se non altro sono molto allegre. Allora, andiamo alla Nigeria. La Nigeria, guardate che bella che è. Oh, ragazzi, sono gusti. A me non dispiace, anche se è una maglia molto apparentemente molto confusionaria, in realtà non è proprio così. Qua davanti sono rappresentati appunto dei volatili. Qui ci sono tanti elementi che rimandano alla natura e al verde, infatti la maglia è anche di questo colore e vi dico la verità, non mi dispiace proprio per niente. Poi l'altra invece è bianca, questa mi piace ancora di più, a dirvi la verità. Questa mi piace molto, lo sponsor come vedete è Nike e questi motivi qua molto geometrici, che senz'altro si ritrovano anche in alcuni, secondo me, simbolismi di tipo tribale, mi piacciono molto. Sono quei tribali, no? Ad esempio, che si possono fare come tatuaggi, no? Ecco, non mi vengono in mente i tribali, che a volte hanno queste figure appunto disegnate. E non mi dispiace proprio per niente. Quindi questa la tengo per buona perché non mi dispiace proprio per niente. Allora, andiamo ancora alla Guinea Equatoriale che ha come sponsor tecnico Macron. Questa non la largo perché già vedo che è abbastanza sfocata di suo, quindi non ve la sto ad allargare. Penso e spero che voi la vediate abbastanza bene, quindi rossa con questi fulmini, chiamiamoli così, neri, non è che mi piaccia molto. Vediamo questa bianca che è un semplice disegno che riporta praticamente in bianco e grigio ciò che abbiamo visto in rosso. E poi stessa cosa anche in azzurro. Se non fosse per i colori ribaltati, mi verrebbe in mente la nazionale italiana. Ecco, giusto, però appunto i colori della Guinea Equatoriale, appunto la bandiera, sono totalmente ribaltati, quindi rosso, bianco e verde. Però, ragazzi, non ci starebbe neanche male per la nostra nazionale, effettivamente, con l'azzurro, così un piccolo richiamo, diciamo che c'è. E poi andiamo alla Guinea-Bissau. Guisport è lo sponsor tecnico. Vediamo questa. Ecco, questa sinceramente non mi piace un granché, anche se capisco che il verde, il giallo e il nero sono un richiamo molto frequente in Africa. Lo troviamo spesso, sono colori che troviamo molto spesso nelle bandiere africane. Però
A dirvela tutta, non è che proprio questa maglietta mi faccia impazzire. L'altra di nuovo con gli stessi tipi di richiami su una polo verde. E poi, se non sbaglio, vediamo un po' se riesco. Ecco, ok, abbiamo quella gialla. No, questa proprio è come dico io, ormai mi conoscete, è la maglia da pigiama. Sono quelle maglie che io chiamo le maglie da pigiama perché non è che proprio mi facciano impazzire. Allora, per il momento le mie preferite sono quelle della Nigeria. Ma, vediamo, andiamo un pochino avanti. Andiamo al gruppo P, l'Egitto. Allora, sponsor tecnico Puma. Allora, abbiamo il rosso, naturalmente, rosso e nero. Molto classica, vi dirò, però non mi dispiace, eh. Non è che proprio, insomma, non posso dire proprio no. Questa invece è bianca con un bel cerchio, al centro, con scritto EG, giustamente come Egitto. Non male, anche perché se non sbaglio, qui abbiamo le piramidi. Sì, abbiamo un disegno, con le piramidi, dovrebbe essere qua, in questo contorno. E quindi, anche facciamo così che non voglio andare sulla prossima maglia. E quindi non male questa seconda maglia dell'Egitto, non male. Allora, Ghana, quindi continuiamo nel gruppo B col Ghana. Puma è lo sponsor tecnico, maglietta molto molto semplice con la stella nera del Ghana, quindi questa qua è molto tranquilla, diciamo, ma io la trovo tranquilla ma molto forte. E poi si riprende la stessa stella, appunto, come vi avevo detto prima, i colori verde, nero e giallo, sapete meglio di me che in Africa sono il must, e quindi viene ripresa anche nella stella, naturalmente, scusate, nella stella, nella maglia, nell'altra maglia. Allora, come vedete sono colori molto vivaci, io amo questa cosa, questi colori così pieni, così belli. Allora, penultima squadra del gruppo B, Capoverde, con una, vedete qua le isolette disegnate, non male, non male questa maglia, mi piace molto. Poi vediamo questa, molto semplice. Quindi bianca con i profili rossi, quindi molto molto semplice, e una maglia più granata, chiamiamola così, una maglia un pochino più granata, e anche questa, vi dico la verità, non mi dispiace proprio per niente. Molto carina, molto carina. E lo sponsor tecnico è Tempo, vabbè, me l'ero dimenticata. L'ultima maglia del gruppo B è quella del Mozambico. La Catoni è lo sponsor tecnico. Andiamo a vedere un po' più da vicino. Un rosso magenta, credo che sia un colore di questo tipo. Qua abbiamo delle figure stilizzate da questa parte. Quindi anche questa niente male. Direi sia come colori che come ecco, qua si vedono forse un pochino meglio queste figure stilizzate. Questa è tipo un nido d'ape, tanto per capirci, cioè ha comunque sotto ha una trama colore su colore e tono su tono, e anche questa sul giallo, a me il giallo oro, niente, giallo oro a me mi fa impazzire, mi piace tantissimo, e quindi molto bella anche questa maglia. Io sono quella del giallo, non mi piace il giallo giallo, ma mi piace il giallo oro. Poi andiamo sul gruppo C, Senegal, Camerun, Guinea e Gambia. Allora, Senegal, e beh, riprende naturalmente la bandiera nazionale, quindi stella verde, e niente, però su una maglia molto, molto classica, quindi insomma, una cosa molto semplice al momento. Vediamo la seconda maglia. Sì, carina, carina direi, anche se Puma l'ha fatta molto simile, non fatemi sbagliare, ma mi sembra che sia molto simile. Cos'era all'inizio? Allora, siamo gruppo C, Senegal, questo di nuovo Puma, non c'era, esatto, guardate, se mi sbaglio, ecco qua, anche questa della Costa d'Avorio è molto simile.
Vedete che non mi ricordo, ora l'ho vista giusto qualche minuto fa, quindi dimenticarsela era impossibile. Quindi diciamo che lo stile di Puma è più o meno simile, ovunque, ovunque va. Poi vi avevo spoilerato un po' cercando di uscire dalla maglia del Senegal, la maglia del Camerun. One All Sports è lo sponsor tecnico, infatti la maglia cambia completamente. Abbiamo una maglia con verde chiaro, verde scuro con i profili che riprendono appunto la bandiera del Camerun. Poi questa che è molto particolare su bianco, stessa cosa, non male, vi dico la verità, non male perché osa e quindi direi che apprezzo proprio e anche sul rosso addirittura, quindi maglia che esce un pochino fuori dagli schemi, questa del Camerun. Poi abbiamo la Guinea di nuovo Puma come sponsor tecnico, ma leggermente diversa dalle altre. Abbiamo delle righe verticali che forse sì, l'aveva già proposta in un'altra nazionale, ma indietro, ma non ho più voglia di andare a vedere. E questa invece, ecco lì, questa esce completamente dagli schemi. Mi aspettavo da Puma, no? Il solito quadrato qua, e invece vedete queste linee così colorate che riprendono appunto la bandiera, molto molto carina. Brava Puma. Allora, questa che dico non ho voglia di andare a vedere, quindi siamo alla Guinea. Dov'è che era? Eccola qua. Quella dell'Egitto, vedete che mi ricordavo giusto che assomiglia vagamente a quella dell'Egitto, quindi da qualche parte si era un pochino ripetuta, diciamo. Poi, ultima maglia del girone C, il Gambia. Saller è lo sponsor tecnico, andiamo a vedere. No, non mi piace, osa tanto. Qua c'è lo scorpione, scusate, ci ho avuto un attimo di vuoto. Lo scorpione, questo mi piace, ma tutto il resto della maglia è tanta, tanta roba. Secondo me, tante cose. E quando io vedo tante cose, no, avrei preferito le strisce per così, senza questa quadrettatura che non mi piace tantissimo, senza questa pixelatura, chiamiamola così. No, non mi piace molto. Vediamola, ecco, piuttosto così. In questo modo si vede molto meno la pixelatura e quindi forse preferisco la seconda maglia rispetto alla prima. Direi che la trovo molto più carina. Andiamo al gruppo D, dove abbiamo Algeria, Burkina Faso, Mauritania e Angola. Quindi Algeria. Direi che l'Algeria si mantiene sempre sobria, quindi abbiamo una maglia bianca con i colori, il suo verde, diciamo verde e oro, però non male, devo dire, cioè amo anche la sobrietà, quindi va bene. E qua abbiamo totalmente il contrario, quindi la maglia verde con gli inserti bianco-oro e la striscia bianca e oro e la striscia bianca. Quindi mi immaginavo da Algeria che ci fosse una cosa così, diciamo, più no, un pochino più po' più seriosa. Burkina Faso vedo delle cose molto colorate, ecco, non è che si vedano benissimo, ma anche a vederle così, insomma, non è che mi piacciono molto, però le faccio giudicare a voi. Sono maglie buttate su tre colori diversi con lo stesso stile. Riprendono ovviamente la bandiera, però non è che Tovio, secondo me, abbia fatto un lavoro, un grandissimo lavoro, però vabbè, questa è opinione mia personale. Mauritania, addirittura queste sono indossate. Abisport fa una maglia con appunto questi colori, così che vabbè, io non li amo particolarmente. Questo è un colore che non è che mi piaccia tantissimo, però ci sta perché per la Mauritania ci sta. E va bene, e questa invece è bianca con i contrasti verdi, quindi insomma, però non amo molto questo colore, quindi vabbè, poi divento cattiva, no, scherzo. I gusti sono gusti, questa non è che mi piaccia tantissimo. Angola, ok, andiamo a riprendere, diciamo, lo scudetto, quindi insomma andiamo a riprendere questi colori. Effettivamente
effettivamente è una maglia che riprende anche sicuramente motivi tradizionali. E infatti questi disegni sicuramente sono disegni e motivi tradizionali dell'Angola, quindi per quello che sono stati messi naturalmente. Non male, non male. Qua abbiamo altri disegni tono su tono e anche in quella gialla, quindi insomma sono riprese su questi tre colori. Poi gruppo E, Tunisia, Mali, Sudafrica e Namibia. Ok, poi qua vedete che abbiamo anche le squadre qui sotto, quindi gruppo E, Tunisia, tutta rossa, con disegni anche qua tono su tono, poi delle arcate, come vedete, sono disegnate delle arcate, e la stessa maglia c'è in rosso, bianco e azzurro, che invece cambia. Questa mi piace. Questa mi piace perché ora cerco di ingrandirvela un pochino. Ha tutto questo disegno qua sotto, tutta questa trama che mi piace davvero tanto. Bella, questa sì. Questa devo dire complimentoni perché è veramente carina. Quindi la terza maglia della Tunisia, non male. Il Mali. Oh, qua il Mali secondo me è andato sul grande con Hermès. Guardate, ma guardate, spettacolo. Questa ora non è che mi piace proprio tantissimo, però dai, l'idea dell'aquila così, cioè veramente spettacolare secondo me, cioè d'impatto, veramente di effetto. E quindi ce l'abbiamo nelle tre versioni, il Mali bianca, verde, così. E poi così, quindi nera col verde. Cioè, questa qua è una maglia da tutti i giorni, direi. Cioè, io me la metterei sinceramente, una maglia, lasciando perdere, vabbè, lo scudetto. Una, però questa qua è una maglia che mi piacerebbe anche indossare, così. Allora, Sudafrica, le Coq Sportif, disegni molto semplici sotto tono su tono, e ci viene Prost in giallo. In verde, dove ci sono appunto sempre del fogliame qui sotto, e magari poi mi sbaglio, no, esatto, sono disegni forse anche zebrati, qualcosa tra o il fogliame o un disegno zebrato. Sinceramente non riesco a distinguerlo, però comunque sceglie appunto un qualcosa di molto tranquillo, ecco, quindi molto semplice. Allora, per la Namibia ci viene data invece direttamente la squadra, sponsor tecnico è vecchio. Ecco qua, abbiamo questi disegni verdi e viola, se non sbaglio, su uno sfondo rosso e gli altri, aspetta, che cerco di rimpicciolirla senza spoilerare più di tanto. Ecco qua. E qua invece abbiamo una maglia bianca con delle sfumature, no, era questa qua, eccola qua, rosa e viola, però non si vede benissimo e quindi insomma non voglio più di tanto, no, non voglio andare sull'altra pagina. Eccoci qua, perché quando ingrandisco, rimpicciolisco, poi vado a finire nella foto successiva. Allora, gruppo F, Marocco, Repubblica Democratica del Congo, Zambia e Tanzania. Quindi siamo nell'ultimo gruppo. Il Marocco sceglie anche lui la semplicità, lui nel senso come squadra. Puma sceglie la semplicità, quindi il rosso e il verde con lo scudetto da una parte. Poi la seconda maglia invece abbiamo anche qui un disegno caratteristico tono su tono, e con una fascia al centro e lo stemma nel mezzo, quindi molto molto tranquilla. La Repubblica Democratica del Congo, Umbro è lo sponsor tecnico, quindi anche qua andiamo su disegni che possono ricordare da una parte anche dei motivi, non dico floreali, però comunque verdi, ecco, foglie, fogliame, eccetera. In realtà sono tono su tono, ecco, mi ricordano molto delle foglie, poi magari non lo sono nell'intenzione, però mi ricordano delle foglie. E l'altra maglia, ecco, la seconda maglia invece è diversa. Bene, bella questa scelta di cambiare assolutamente, riprendere i colori del logo.
La terza maglia completamente diversa, quindi abbiamo una maglia un po' del tramonto o dell'alba, come per me per l'arancione lo identifico col tramonto, quindi c'è questa maglia che va appunto a sfumare dal un rosso arancione fino a un giallo. Allora, poi passiamo allo Zambia con sponsor tecnico Copa. Allora, prima maglia, maglia dorata, e sapete che io ho una passione per il dorato, ve l'ho detto prima, mi ripeto un'altra volta, però questa non è che proprio mi piaccia tantissimo. Vediamo questa invece bianca con risvolti verdi, non è che appunto anche questa mi piaccia molto. E vediamo la terza. Ecco quasi piuttosto allora questa, diciamo tra tutti quasi allora preferisco questa qua. Poi andiamo a vedere la Tanzania. Allora, Tanzania Sunderland. Allora, Tanzania, questo hanno scelto quindi questo blu. Ci sono sicuramente dei motivi tono su tono che non vedo bene e non sto ad allargare sinceramente perché mi si sfoca tutto, quindi è inutile che sto ad allargare, però tutto sommato non mi dispiace perché blu con i risvolti così gialli, li chiamo risvolti, vabbè, gialli in questo modo, questo giallo oro. Lo trovo abbastanza elegante, forse anche come è stata presentata. Questa gialla e blu non mi piace, sinceramente. E andiamo a vedere la terza maglia, invece se... Ah, questa è una maglia che sembra più da guardaroba. Infatti viene presentata con dei pantaloni semplici sotto. Se questa comunque è la terza maglia, effettivamente... Male non è, me la vedo già su appunto dei jeans o dei pantaloni per uscire. Naturalmente qua ora vi dice tocca a voi quali sono le maglie più belle della Coppa d'Africa 2023. Allora, che ne dite? A me piaceva la seconda maglia dell'Egitto, allora mi piace questa per chi comunque osa, con quest'aquila così, con questi artigli no, davanti in questo modo, mi piace l'audacia, ecco, cioè mi dà l'idea proprio dell'essere tosti, ecco, tanto per capirci. Poi mi piaceva, cosa mi piaceva? Ce n'era una che mi piaceva, che ho detto se... scambiassimo i colori era all'inizio, potrebbe essere quella dell'Italia, vabbè, l'Algeria molto semplice, questa no, questa no, questa vabbè, era leggermente diversa, quella del Camerun, Senegal no, Capo Verde nì, nel senso che era quella esatto con le isolette, quindi non mi dispiaceva. Puma no, scusate, Puma Ghana volevo dire il Ghana no, mi piaceva questa seconda dell'Egitto per la questione delle credo delle piramidi che volesse rappresentare le tre piramidi, questa no, questa era questa della Guinea Equatoriale che dicevo se ci scambiamo le bandiere, cioè il verde col rosso poteva benissimo essere anche la maglia della nostra nazionale. Ecco, forse la mia preferita mi rimane questa, ok? Quindi la seconda maglia della Nigeria. Direi che forse la seconda maglia della Nigeria è quella che preferisco, ma naturalmente ditemi voi, tra tutte quelle che vi ho elencato, quale maglia preferite? Quali sono i vostri colori preferiti di questa Coppa d'Africa? Io vi ringrazio di essere stati con me. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti carissimi, ciao 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 ciao.